Il Pescara supera il Delfino Curi 5-0 nell'ultimo giorno di ritiro a Palena. Nel primo tempo le reti biancazzurre firmate al 37esimo da Cuppone con una pregevole girata e al 40esimo da Lescano con una gran conclusione da fuori. 4-3-1-2 il sistema di gioco scelto dal tecnico Colombo rispetto al test contro il Demispor. Le novità sono in difesa con De Marino al posto di Milani a sinistra e Ijanes al posto di Ingrosso. Nel secondo tempo Colombo cambia tutti gli effettivi e c'è spazio per il debutto tra i pali di Plizzari. Pronti via nella ripresa il tris della Pescara con Meice che è bravo ad inserirsi sul colpo di testa di Pellacani, mentre il quarto gol è di Blanuta che firma anche al 90esimo il 5-0. Precisa e puntuale la direzione arbitrale di Stefania Menicucci di Lanciano. Termina dunque con un successo il ritiro della Pescara, 2 giorni di riposo per i biancazzurri che poi torneranno a lavorare al Poggio degli Ulivi e allo Stadio di Silvi. Prossimo test amichevole il 3 agosto a Pianella alle ore 18. Le parole del presidente Daniele Sebastiani. Buonasera presidente, un rapido flash intanto sul secondo test amichevole del Pescara. Beh, sicuramente è un test perché i ragazzi sono alla seconda uscita, stamattina avevano fatto un carico di lavoro importante, quindi si è vista un po' la pesantezza, però bene, dai, bene, forse meglio anche nel secondo tempo. Con tanti giovani vostri? Sì, ma quello è il motivo d'orgoglio. Tanti ragazzi che sono cresciuti con noi, adesso essere in prima squadra per me è veramente un motivo d'orgoglio. Chiaramente adesso parliamo un po' di mercato, presidente, perché abbiamo visto che durante la partita è stato a colloquio con Pisacane, che è uno degli agenti di Aloy, insieme con Matrecano. Operazione definitivamente abbandonata? Ma credo di sì, perché non ci sono proprio presupposti per farla.